Don Nicola Spinozzi è una personalità importante della diocesi, attualmente parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossignano e docente di religione cattolica. Don Nicola è direttore del Centro Missionario Diocesano. In che cosa consiste questa realtà? Nella nostra diocesi di San Benedetto, Ripatranzone Montalto, è costituito il centro missionario che ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare, anche in collaborazione con altri uffici, enti e organismi, la pastorale missionaria sul territorio nostro, ma anche nel mondo. Il centro missionario diocesano è lo strumento principale in cui il vescovo, che è il primo responsabile della vita missionaria della Chiesa in particolare, si serve per promuovere, dirigere e coordinare tutta l'attività missionaria. Agisce in stretta collaborazione con altri settori pastorali e insieme a loro elabora l'unico piano pastorale di tutta la diocesi. All'interno del centro missionario è inclusa anche le pontificie opere missionarie, che danno il loro specifico sostegno alla missione Ad Gentes attraverso anche della raccolta di offerte e aiuti materiali. Quindi spetta proprio al centro missionario diocesano predisporre e realizzare percorsi di animazione e formazione, tenendo conto in particolar modo le nostre parrocchie. Stiamo cercando insieme a tutti quanti di poter arrivare nelle parrocchie, di poter condividere con altri questo fuoco, questo ardore missionario che abbiamo, cercando di contagiare più persone che incontriamo nella nostra vita, nel nostro cammino. Ma spetta anche al centro coordinare le varie iniziative, promuovere, organizzare tutte le varie attività, quindi non solo nelle parrocchie, ma anche nei contesti dell'associazionismo puro, anche in piazza, anche nei centri commerciali, perché no? Anche lì dove la gente si incontra, sarebbe bella anche lì una presenza missionaria, una presenza di una testimonianza missionaria. Quindi anche il centro promuove non solo questo, ma anche la cooperazione tra le varie chiese del mondo. Quindi la nostra diocesi con altre diocesi, a cui capo ci sono i rispettivi vescovi, quindi una cooperazione missionaria che non è soltanto il portare qualcosa, ma anche ricevere qualcosa, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi dare qualcosa per ricevere qualcosa, e questo lo scambio. Cosa si può ricevere dai paesi di missione? La genuinità, la spontaneità, la bellezza di un annuncio appena ricevuto, l'entusiasmo, il fuoco che molte volte nei nostri cuori, nella nostra vita, si può essere spento o assopito, quindi abbiamo molto da guadagnarci in questo. Ma il centro serve anche per mantenere i rapporti tra la comunità locale e i missionari che partono. Sono molti anche delle associazioni che partono e che ritornano, quindi sarebbe bello anche condividere la loro esperienza, la loro testimonianza, in modo, come ripeto, da incendiare i nostri cuori, per fare in modo che anche noi riusciamo a contagiare altri. Ma il centro serve anche per curare quelli che sono i bisogni delle persone che sono in missione, in particolar modo le persone che vivono in quel posto. E allora, perché no, organizzare insieme anche un progetto per fare qualcosa non a livello personale, a livello proprio, ma a livello di chiesa, dove nessuno può dire mio, ma dove tutti possiamo dire il nostro, e dove mai nessuno ci dirà grazie personalmente mandandoci una cartolina o dandoci una stretta di mano, ma sapere che nell'amore di Cristo, questo è cosa gradita, e la più grande gratificazione la possiamo avere da Cristo, che già qui ci può dare la sua grazia.